ti ha ingolosito l'idea di prendere un telefono dalle prestazioni dichiarate esagerate, tipo 512 giga di memoria, 16 giga di RAM, fotocamere con milioni di megapixel, insomma un po' come questo, perché magari l'hai visto su un sito cinese e costa davvero poco, tipo 50-60 euro. Beh ragazzi, è una truffa, vi faccio vedere perché. Vi faccio vedere un esempio su un noto sito cinese, c'è questo S24 Ultra. Già che si chiama S24 che va a copiare un po' il Samsung, già mi sta sulle balle. Qua c'è la versione con 1 tera di memoria di archiviazione, 16 giga di RAM, fotocamera da 72 megapixel più 48 quella frontale, capacità di memoria qua dice maggiore uguale 8 giga, modello processore gli altri. Chiarissimo, abbiamo capito che tipo di processore ha questo telefono. Fotocamera frontale, virgola, secondo webcam. Webcam frontale pixel altro. Secondi pixel del webcam altro. Delle specifiche tecniche dettagliatissime. Ne sono stati venduti 18 e nessuna recensione. Ma fa un po' strano, eh? Comunicazione di rete Wi-Fi, non ci dice neanche se ha il Wi-Fi a 5 GHz o solo quello 2,4, non è neanche specificato. Descrizione della batteria. Batteria 2 punti, 6008 batterie agli ioni di litio, ma quel ma è già tutta una garanzia. Ce ne sono tantissimi di esempi come questo, però devo dire che ce ne sono anche alcuni modelli di marche non conosciute da noi, però marche comunque che se si va a vedere sono conosciute, quelli non sono fake. Infatti anche lo si capisce subito perché nelle descrizioni c'è scritto tutto. Tipo il Qbot, è una marca che in realtà c'è da almeno 5 anni, ne avevo anche preso uno in passato, non sono fatti male, funzionano bene. Ora voglio farvi vedere questo, è un modello scopiazzato dall'iPhone, infatti si chiama tipo Hydro 12 Pro, una roba del genere, che era stato preso anche questo su qualche sito strano. A un certo punto ha cominciato a dare degli errori, a dare i numeri, ed era stato venduto per 512 giga di archiviazione. In effetti avevo già fatto un video dove parlavo delle memorie fake, le pendrive o le micro SD per i telefoni o le SD per le telecamere. Beh, penso che qua un po' ci sia lo stesso principio di truffatura, di truffamento, non so come chiamarlo. Ho fatto un test, l'ho collegato tramite cavetto USB al computer e ho cominciato a copiargli dei file molto grossi. È arrivato a 3,8 GB e ha cominciato a dare errore, il computer non riusciva più a scrivere ulteriori file sul telefono. E già mi sono fatto un'idea della memoria che poteva avere realmente il telefono. Ho installato un'app che è Hardware Info, se vado sotto memoria mi dice che ha 5.000 mega, ovvero 5 giga di memoria. Quindi penso che questo sia tipo un 8 giga. Una parte di memoria è occupata dal sistema e ce ne sono, lui ne vede 5 removibili, internal, external, li vede tutte e due uguali perché in realtà è la stessa memoria, non c'è una SIM, una micro SD, scusate, in più per espanderlo, è proprio così. E tra l'altro doveva sembrare un iPhone, gli hanno messo anche le iconcine di iTunes e di Safari, è proprio una presa per i fondelli, totale, globale. Altra cosa non troppo convincente sono le cam. Le, parlo al plurale, andiamo a verificare, anche perché vi dico che la qualità delle foto è veramente una schifezza e le fa meglio il mio vecchio S3 di 15 anni fa forse, sì, pressapoco. Apro il telefono e comincerò a svitare tutte le vitine. Pronti per scoprire la verità? Togliamo il coperchietto e la cam è una sola. Fosse una sola, ma carina, già, vabbè, ma fa pure schifo. Il problema è che facendolo sembrare da 512, il sistema cerca di scrivere i dati, però
una volta superato il limite reale si blocca. Quindi dico io, perché taroccarlo per fottere tutti, per prendere per il culo? Dichiarate e impostate la vera capacità in modo che il telefono sarebbe funzionato. Con meno memoria, però sarebbe funzionato. Invece così si inchioda, perché lui cerca di scrivere di più. Anche perché il display, vi dico la verità, non è male. Nel senso, non è alla pari di telefoni migliori. Però venduto per poco avrebbe anche funzionato. Magari con una cam leggermente migliore non sarebbe stata una frutta. Una frutta. Non sarebbe stata una truffa e avrebbe anche funzionato. Invece così è solo buono per farci il video e per lanciarlo dalla finestra, o come spessore, o come portatazza. Il resoconto è che bisogna stare attenti a quando si compra su questi siti un po' strani. Ripeto, certi prodotti sono buoni, tipo i telefoni Qbot, funzionano da Dio, e quello che viene dichiarato è. Mentre quelli un po' strani, specialmente se cercano di imitare degli iPhone o dei Samsung o altre marche conosciute, sono delle vaccate, vanno evitati assolutamente. Se uno un po' sgamato può capire già dalla descrizione che è una truffa, oppure dalle recensioni, anche lì bisogna stare attenti, però già è un indice che ci dice se quel prodotto è una truffa o no. Spero che il video sia stato di tuo interesse, quindi mi raccomando, metti un like e iscriviti al canale, che a me un iscritto in più fa sempre piacere. E poi, se per caso anche tu hai qualcuna di queste ciofeche e non te ne fai niente, contattami che magari me la spedisci e ci faccio un bel video, ok? E poi la uso come sottobicchiere.